All'Isola dei Famosi 2022, Gustavo Rodriguez ha avuto modo di parlare con la moglie Veronica Cozzani. I genitori di Belén Rodriguez si sono sciolti in lacrime, nel corso della puntata dell'Isola dei Famosi 2022 trasmessa giovedì 7 marzo, Gustavo Rodriguez ha ricevuto una bella sorpresa da parte della moglie Veronica Cozzani. Negli ultimi giorni, il naufrago aveva parlato spesso di lei e aveva ammesso di sentire la sua mancanza. Gustavo Rodriguez, negli ultimi giorni, ha confidato tra le lacrime, pensavo a Veronica. Quando mi allontano all'inizio della giornata, vado a parlare con lei. L'ho conosciuta a lavoro, nell'ultimo posto dove pensavo di conoscere la mia compagna. L'ho vista passare e mi sono perso. E ha continuato, per me Veronica è la persona che dal giorno che mi ha conosciuto, si è fidata di me. Io sento che mi ama tutti i giorni. Non ci diciamo ti amo spesso perché non abbiamo bisogno. Mi manca fare le piccole cose con lei. Cucinare, parlare, guardare la TV insieme. Mi manca tantissimo. È l'unico motivo per cui vorrei tornare in Italia, per abbracciarla. A Ilary Blasi, Gustavo Rodriguez ha confidato ancora una volta quanto sia grande l'amore che prova per Veronica Cozzani. La reputa il perno della sua vita, è il mio unico amore, è la mia vita. Io sono il più coccolone tra noi due, lei è più dura. Non ci diciamo tante volte ti amo, ma ce lo diciamo con le piccole cose che facciamo l'uno per l'altro. Mi fa regali tutti i giorni. Se una persona ti fa regali tutti i giorni, ti vuole bene. Le ho dato il permesso di comandare questa famiglia perché prende le decisioni migliori. Se la famiglia è unita, è merito suo. A questo punto, mentre il marito si scioglieva in lacrime, Veronica è intervenuta e ha replicato alle parole del marito, «Sono orgogliosa di te. Lo sai che ti amo, te lo dico attraverso tante cose. Lui è così, è una persona saggia, lui è il mio equilibrio, mi fa riflettere. Non è vero che solo io comando la famiglia. Lui aiuta gli altri, dà buoni consigli ed è un bravissimo papà. Ti amo tanto». Poi, i due si sono salutati.